La prima pagina della Gazzetta dello Sport, tacco matto. Zirkzee Show, Inter fuori dalla Coppa Italia. Superlega, la sentenza, Ibra, atto terzo a Milanello. Juve, arrivano 25 milioni. Mistero Lavezzi, Verona nei guai. Così apre il Corriere dello Sport, Motta Show. Fenomeno Zirkzee, dopo 120 minuti Thiago fa il colpo a San Siro. Mu e Lorenzo, Roma in ansia. Il rifiuto di Enzola, solo Viola. Caso Superlega, oggi il verdetto della Corte UE. Intervista a Stirpe, talenti e credibilità, modello Frosinone. L'apertura di Tutto Sport, Juve, che tesori. Dammene altri, intervista a Stirpe, presidente del Frosinone. Buongiorno, scatta l'asta, Zirkzee fa piangere l'Inter e Lautaro. Carica Chiellini per Vlahovic, bancarotta. Setti indagato, sequestrate le azioni. Mbappé trascina il Paris Saint-Germain, in campo anche il fratello Ethan. Les Frères Sourire, titola in prima pagina L'Équipe. Inacceptable, scrive invece il Mundo Deportivo. Il Barcellona vince a fatica e Xavi si arrabbia. Coppa Italia, Inter Bologna 1-2 di T.S. Pazza rimonta di Motta ai supplementari, nerazzurri out. Seconda vittima illustre in Coppa Italia, dopo il Napoli, anche l'Inter saluta la competizione. A San Siro, il Bologna vince 2-1 dopo i tempi supplementari, 0-0 al 90, decidono Beukema, 112, e Ndouaye, 116, dopo il vantaggio iniziale di Carlos Augusto al 92. Serata da dimenticare per Lautaro, che sbaglia un rigore al 65 ed esce per infortunio al 99. Adesso, la formazione di Thiago Motta affronterà la Fiorentina ai quarti di finale. Superlega contro il monopolio UEFA e FIFA, la Corte di Giustizia Europea può riscrivere il futuro del calcio. Il 21 dicembre 2023 potrebbe diventare una data fondamentale per il futuro del calcio. In quella data, infatti, intorno alle 9.30 verrà resa nota la sentenza della Corte di Giustizia Europea sul ricorso presentato dalla European Super League Company contro il presunto monopolio di UEFA e FIFA nel mondo del pallone. Il presidente Conle Nerz e i 15 giudici potrebbero, in caso di accoglimento del ricorso, sconvolgere il mondo del calcio e scrivere una pagina di storia di questo sport. Fenerbahçe, Batshuayi reclama spazio. A gennaio può partire, idea Daka per la sostituzione. Ha segnato una favolosa tripletta oggi, nella vittoria per 4-3 in casa del Kayserispor. Miki Batshuayi, però, resta all'ombra di Edin Dzeko e Dusan Tadic nonostante abbia messo a referto 8 reti e 3 assist in 19 partite tra tutte le competizioni e per questo motivo potrebbe lasciare il Fenerbahçe già nel mercato di gennaio. Per sostituire l'attaccante belga, il club di Istanbul starebbe pensando a un attaccante della Championship inglese. Secondo le informazioni riportate dalla stampa turca, l'obiettivo sarebbe Patson Daka, sotto contratto con il Leicester di Maresca. Kimpembe pensa a un'altra operazione, è finita col PSG. Il contratto scadrà a giugno. Non arrivano buone notizie per il Paris Saint-Germain. Presnel Kimpembe sembrava sulla via del recupero dopo la rottura del tendine d'Achille dello scorso 26 febbraio contro il Marsiglia e aveva cominciato a lavorare sul campo. Il difensore centrale, però, starebbe pensando di sottoporsi a una nuova operazione. Le sue sensazioni non sono positive e questo gli ha impedito finora di partecipare alle sessioni di gruppo. Jones si traveste da Sala, il Liverpool è in semifinale di Coppa di Lega, 5-1 al West Ham.
Il Liverpool travolge il West Ham ed è l'ultima formazione a qualificarsi per le semifinali della Coppa di Lega inglese. La squadra di Klopp raggiunge Chelsea, Fulham e Middlesbrough con una prestazione convincente, finisce 5-1, un successo mai in discussione. Szoboszlai sblocca la sfida nel primo tempo, poi i Reds dilagano nella ripresa grazie alle reti di Curtis Jones, doppietta, Gakpo e Salah. Del solito Bowen il gol della bandiera degli ospiti. Il sorteggio delle semifinali sarà effettuato tra poco. Chelsea, Enzo Fernandez preoccupa. Dall'Argentina, alla pubalgia da diverso tempo. Brutte notizie per il Chelsea. Enzo Fernandez, uscito dopo mezz'ora nella sfida di Coppa di Lega giocata ieri contro il Newcastle, potrebbe rivedersi a fine gennaio a causa di un problema che lo assilla da diverso tempo. I media argentini scrivono oggi. In un primo momento questo cambio anticipato ha attirato l'attenzione, perché Enzo non aveva avuto problemi durante i 31 minuti trascorsi in campo. Non è stato nemmeno medicato dallo staff medico della squadra ed è uscito da solo, senza bisogno dell'ausilio della barella. In ogni caso, l'ex River Plate e Benfica non è al 100% fisicamente e soffre ormai da diverse settimane di pubalgia. Guardiola prossimo CT della Spagna? La risposta: voglio dedicare ancora tempo al City. Pep Guardiola dice no alla Spagna, almeno per il momento. Il tecnico catalano ha ribadito di voler restare al Manchester City anche dopo la scadenza del contratto, nel 2025, come ha ribadito ieri in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-0 contro l'Urawa Red. Terza panchina consecutiva per Bonucci, l'avventura All Union potrebbe essere finita. Leonardo Bonucci non scende in campo neanche contro il Colonia, nella sfida valida per la 16ª giornata di Bundesliga. Per il difensore azzurro, ex di Juventus e Milan, si tratta della terza panchina consecutiva in campionato. Lascerà L Union Berlino nelle prossime settimane? Barcellona, Marcos Alonso ai box per problemi alla schiena, possibile intervento chirurgico. Si prospetta lo spettro dell'intervento chirurgico per Marcos Alonso, difensore del Barcellona con un passato fra Chelsea e Fiorentina. Il giocatore è fermo da inizio mese per un problema cronico alla schiena che, stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, potrebbe presto portare il club catalano a consigliare l'intervento al giocatore. Proprio come è accaduto alcuni mesi fa a Marc-André Ter Stegen. Eintracht, Van de Beek supera le visite mediche. Trasferimento in prestito con diritto di riscatto. Si avvicina sempre più la fumata bianca per il passaggio di Donny Van de Beek dal Manchester United all'Eintracht Francoforte. Stando a quanto riportato da Sky Sports e il centrocampista olandese ha pienamente superato le visite mediche, con l'ufficialità che si attende per le prossime ore e il giocatore già pronto al primo allenamento con la sua nuova squadra. Per quanto riguarda la formula del trasferimenti, si parla di un prestito gratuito con diritto di riscatto ad una cifra che oscilla fra i 10 e i 15 milioni di euro. La Corte di Giustizia Europa conferma le sanzioni ad Abramovich, ha finanziato Putin. Arrivano altre cattive notizie per Roman Abramovich, ex proprietario del Chelsea. Pochi minuti fa la Corte di Giustizia Europea ha, infatti, confermato le sanzioni imposte al magnate in quanto sostenitore del governo russo di Vladimir Putin. Nel dettaglio il tribunale ha confermato il fatto che Abramovich, in quanto azionista di maggioranza di Evraz, importante gruppo siderurgico e minerario, forniva un sostanziale flusso di entrate al governo russo. Arsenal pronto ad investire 100 milioni per Toni. Il DT del Brentford serve una cifra decente.
con la squalifica per aver violato la legge sulle scommesse sportive che sta per scadere, Ivan Toni del Brentford torna a far parlare di sé in chiave calcistica. L'attaccante, stando a quanto riportato dal Daily Mail, è il primo nome del mercato dell'Arsenal, che sarebbe disposto a spendere 100 milioni di sterline per metterlo a disposizione di Mikel Arteta. Barcellona, La Porta incontra l'agente di Lewandowski, certo che rimane. Almeno a gennaio. Cena di mercato ieri a Barcellona fra il presidente dei Blaugrana John La Porta e Pini Zahavi, uno dei agenti più importanti del panorama calcistico internazionale da tempo legato al nome di Robert Lewandowski. In Catalogna, infatti, da tempo si parla del futuro del centravanti polacco, nonostante un contratto valido fino al 2026 e un'opzione presente nell'attuale accordo per una ulteriore stagione. Manchester United, anche il Lipsia ci prova per Sancho. Il problema è l'ingaggio. Dopo i rumors sulla Juventus per quanto riguarda la Serie A e sul Barcellona, per la Liga arriva anche dalla Bundesliga un club accostato a Jadon Sancho, attaccante ai margini del progetto tecnico di Erik ten Hag al Manchester United. Si tratta, stando a quanto riportato dalla BILD, dell'Lipsia che però avrebbe palesato già dei problemi nell'eguagliare l'ingaggio che l'ex Borussia Dortmund attualmente percepisce ad Old Trafford.